you ever thought of taking part in a reality show? Not many have what it takes to overcome insidious traps. To fight their way through endless masses of genetically engineered monsters. To please an ungrateful and bloodthirsty audience. To follow the path of the heroes who have survived and beaten this vicious reality show in the past. The illusion of escaping the cycle of poverty is as mesmerizing and treacherous as the singing of a siren. But it might be your only chance. Abandon all hope before entering this terrifying reality show called Killing Room. Murmuz, brutto bastardo. Mi avevi detto che avrei partecipato al Grande Fratello. Cos'è sto tugurio? Sta tranquillo, Fabio. Non è il reality che volevi, ma è quello di cui hai bisogno. Devi solo usare quell'arma ed andare avanti nelle stanze. E smettila di dire parolacce. Siamo in fascia protetta. Murmuz, se lo ripeto, vai a fare in culo. Qua mi vogliono tutti morto. Ci sono pure le trappole per orsi per terra. Dov'è la piscina? Dov'è la figa? Mi dispiace, ma sei stato nominato. Per tornare nella casa, devi superare gli 8 piani di questo edificio. Se ci riuscirai vincerai il reality, la grana e la figa. Se non ci riuscirai invece... Invece cosa mi accadrebbe? Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Killing Room. Questo titolo è uscito da pochi giorni su Steam e mi è piaciuto fin da subito. Con questo titolo ritorno a recensire un FPS roguelike. Era da tanto che non ne trovavo uno che fosse innovativo e non il solito arena. La particolarità di questo titolo infatti è il gameplay. In questo gioco infatti per vincere non potrete limitarvi a sparare ai nemici girandogli intorno. Qui infatti dovrete sfruttare l'ambiente a vostro vantaggio per arrivare alla vittoria. Come potete vedere, il mio amico Fabio se la sta già cavando benino su questo frangente. Bastardo, me la pagherai. Comunque ho una mira di merda in questo gioco. Bella cagata che hai comprato, sparando ai nemici, li si becca una volta su 10. Ora mi dici come cavolo faccio a farli fuori tutti ed ad uscire di qui. E me lo dici anche alla svelta. Come ti dicevo prima, la cosa che più contraddistingue questo gioco dagli altri FPS roguelike è il gameplay. Se vuoi vincere ti consiglio non solo di non mettere più i piedi sulle trappole come hai fatto prima, ma anche di sfruttare gli oggetti che trovi in giro per le stanze. Ad esempio capovolgendo i cavoli, puoi usarli per pararti dai colpi dei nemici, oppure puoi anche procurare danno ai tuoi avversari sparando agli oggetti esplosivi. Alcuni oggetti esplosivi puoi anche calciarli in direzione dei nemici premendo il tasto E per poi farli detonare con un colpo di pistola. Altri invece, come i barili, puoi prenderli premendo F ed usare il tasto sinistro del mouse per lanciarli. Usando l'ambiente a tuo vantaggio potrai tranquillamente ovviare alla tua mira di merda, alla poca stamina ed alla scarsa potenza dell'arma. In ogni caso, come in tutti i roguelike, man mano che potenzierai il tuo personaggio, questo diventerà più forte nelle partite successive perché non perderà gli upgrade guadagnati durante una partita persa. La cosa incredibile dell'utenza Steam è che è stato proprio questo gameplay originale la cosa più criticata del titolo, che è stato paragonato agli altri FPS roguelike come scadente proprio per il consumo di stamina e per la mira imprecisa. Ancora una volta la massa non ha capito il prodotto e l'ha comprato alla cieca. Almeno questo è il mio parere. Esattamente come è successo con Watch Dogs e con No Man's Sky, anche in questo caso, seppur molto più in piccolo, la gente, invece di cercare di capire cosa ha voluto creare lo sviluppatore con il suo gioco, andandone a sviscerarne le reali caratteristiche, si è lamentata perché non soddisfava le sue a prioristiche aspettative. Ed è qui che io vi lancio il mio spunto di riflessione, che va oltre a questo titolo.
È giusto che un artista si comporti da mecenate della massa cercando sempre di accontentarla, cosa che spesso impedisce l'emergere di nuove idee, che per loro stessa natura sono rischiose in campo di marketing? È giusto che la massa, invece di cercare di interpretare cosa vuole dire l'artista con la sua opera, cerchi nell'opera dell'artista un modo per chiudersi in se stessa, sbattendosene del messaggio che il creatore dell'opera vuole trasmettergli. Questo atteggiamento non ha, secondo voi, favorito il nascere dei generi cosiddetti commerciali? Generi che non trasmettono nulla dell'artista, ma che puntano solo a toccare il fruitore dell'opera nella sua introversione, senza trasmettergli nulla di nuovo. Ditemi, se volete, cosa ne pensate a riguardo nei commenti. Tornando al gioco, oltre ai soliti shop e potenziamenti sparsi per le stanze, è possibile trovare oggetti anche dentro le casse da morto. Queste possono essere aperte usando una forcina. Man mano che una forcina viene usata, questa si consuma ed infine si rompe a furia di fare tentativi per aprire le casse. Per aprire una cassa dovrete alzare tutti i tasselli della serratura e, al momento dell'apertura, perderete un po' di popolarità tra il vostro pubblico prima di poter raccogliere gli oggetti che eventualmente contiene. Popolarità? Cosa intendi, Murmux? Per popolarità intendo quanto piace al pubblico che, in questo gioco, ti segue guardandoti in diretta. La trama di Killing Crew, infatti, è molto semplice. Stai partecipando ad un reality show dove, se sopravvivi fino alla fine, acquisti fama e gloria. Ma, come in tutti i reality, il parere del pubblico conta. Per guadagnare popolarità si possono compiere varie azioni, fra cui fare combo di uccisioni, magari spettacolarizzandole usando gli oggetti esplosivi, e visitare le stanze della casa che non portano direttamente all'uscita. Perdere popolarità è ovviamente molto più semplice. Questo accade se si va subito all'uscita di un livello senza visitare le stanze laterali o anche se si comprano oggetti o soldi dai distributori automatici sparsi per i livelli, che costano per l'appunto in popolarità e non in denaro. Altri distributori poi fanno guadagnare popolarità al giocatore, ma dandogli dei malus in game. Murmux, che cazzo succede adesso? Altro che Grande Fratello. Se esco vivo da qui me la paghi. Tranquillo Fabio, è solo il boss di fine livello. Battilo per ricevere delle ricompense. I pronostici dei bookmakers sono pure a tuo favore. Forza. Fammi indovinare. Devo girargli intorno per evitare i suoi colpi e saltare per evitare il raggio laser? Sì, esatto. Ma ricordati che anche il tavolo capovolto è ottimo contro il raggio laser. Fatto. Una volta che ci prendi la mano col gameplay, non è poi così difficile il primo boss. C'è una cosa che però non ho ancora chiara, come fa il pubblico a favorirmi o sfavorirmi? Ci sono le nomination anche qui? La tua popolarità influisce direttamente sulla potenza degli upgrade che ricevi alla fine di ogni livello. Se è sotto le scarpe ed il pubblico ti odia, addirittura puoi ricevere dei malus, che saranno tanto peggiori quanto più sei odiato. Una sorta di televoto gestita dal gioco, quindi. Invece le nomination stile Grande Fratello? Quelle tipo il reality a cui non mi hai fatto partecipare? Quelle ci sono? Sì. Ci sono pure quelle. Oltre alla popolarità gestita dal PC, anche chi segue le tue partite via streaming in diretta può votare durante la partita per darti dei bonus o dei malus alla fine di ogni livello. Per permettere questo ti basterà, all'inizio della partita, dal menu principale del gioco, generare un link che punterà ad una pagina dedicata del sito dello sviluppatore. Da questa pagina chiunque conosca il link potrà votare la tua partita. Il gioco in sé non supporta lo streaming, quindi, se volete usufruire di questa funzione, dovrete usare un servizio apposito. Per finire, il gioco ha ancora qualche bug di gioventù, ma a mio parere nulla di serio, e lo sviluppatore in questi giorni si sta comunque dando da fare con i fix. Chissà se il nostro caro Fabio uscirà dalla reality con fama e gloria, in ogni caso ora concludo il video con il solito arrivederci alla prossima.